Non c'è ancora nessuno. Chi ti deve dare? Uno, in diretta, chi è? Buonasera a chi sta entrando in diretta. Benvenuti a questo appuntamento. Se sta guardando, quindi poi... Io l'ho invitato. Ci siamo, sta entrando. Buonasera anche al professor Verrastro. Buonasera, mi sentite? Non si sente, perché non si sente? Ora si sente, proviamo. Sì, ora si sente, tutto bene. Si sente, si sentiva. Abbiamo perso il prof. Eccoci. Eccolo. Eccoci. Sì, si sente bene. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento di approfondimento del nostro periodico dell'alternativa del tema dell'attualità. Diamo il benvenuto al professor Verrastro, docente di storia contemporanea qui da noi all'Unibus, che ha appunto accettato il nostro invito in questa discussione che faremo in questo pomeriggio sull'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Aspettiamo magari qualche altro minuto, se ci dovesse essere qualche altro che segue la diretta, e poi iniziamo. La diretta con la discussione su questo tema. Va Va benissimo, benissimo, grazie. grazie. Professore, questa sera assisterà ad una specie di stacchetto perché per mantenere le distanze ci interscambiamo nelle sedie, quindi per Mi pare mantenere proprio le giusto. regole precise, visto che siamo nella nostra amata sede, faremo un po' di stacchetto, anche gli ospiti ci vedranno così e oltre ad una risata poi rifletteremo insieme su questo tema importantissimo. E poi professore ci aiuterà naturalmente a capirne molto di più di questo tema. Sicuramente sarà molto più chiaro nella comunicazione di quanto lo siano stati i nostri principali leader politici, ma questo Me lo vedremo. auguro. È Ce una lo fiducia, auguriamo fiducia tutti. preventiva la tua. Vabbè, ma noi ci fidiamo, poi chi ci segue lo vedrà sicuramente. E questo sono le 16. Non so se vogliamo essere puntuali. Sì, dai, penso che possiamo iniziare. Innanzitutto ricordiamo che questa diretta poi sarà ripubblicata sul nostro profilo e quindi sarà possibile rivederla. E successivamente la pubblicheremo anche sul nostro canale YouTube e in podcast sul nostro canale Spotify. Quindi apriamo la discussione in modo tale che tutti possano seguirci su qualsiasi piattaforma, perché è un tema molto importante. Quindi parlarne ora in questo momento, visto che è un tema caldo, è molto importante per tutti avere un quadro generale della situazione, ecco. Allora, penso che possiamo iniziare e do la parola a Davide che porrà la prima domanda sul contesto politico generale della nostra nazione. Prego, Davide. Buonasera a tutti, buonasera professore. Buonasera, Io buonasera Davide, voglio buonasera a porle tutti. questa prima domanda un po' perché dobbiamo contestualizzare questa diretta che stiamo facendo. Il tema di cui abbiamo sentito parlare molto in questi giorni ha bisogno lo stesso di una specie di introduzione, di contestualizzazione. Quindi le faccio questa domanda un po' per specificare qualcosa in più su quello che è accaduto e su come possiamo approcciarci al meglio. Quindi procedo.
Abbiamo visto che la politica italiana negli ultimi anni, in maniera lampante poi in queste ultime occasioni, sta mostrando parecchie difficoltà nell'elaborare soluzioni politiche e soprattutto parlamentari ai problemi, alle cose che accadono e sulle quali bisogna decidere e deliberare. Probabilmente la nascita del governo Draghi lo scorso anno e ora con l'elezione col contesto che ha condotto alla rielezione del presidente Mattarella, abbiamo notato forse solo la punta dell'iceberg di una crisi che in realtà sembra essere molto più profonda. Potremmo anche risalire ad esempio alla rielezione di Giorgio Napolitano come presidente della Repubblica. Diciamo che possiamo andare molto indietro. Quindi io volevo chiederle, oltre alla pandemia, che abbiamo come causa un po', a volte anche come giustificazione di gran parte dei problemi che stiamo vivendo oggi come Italia. Dove e quali possono essere le radici storiche e politiche di questo contesto? La ringrazio. Sì, Sì, innanzitutto, innanzitutto Davide, consentimi di consentimi di salutare salutare tutti tutti e e di di ringraziarvi ringraziarvi per per questa questa opportunità. opportunità. Sapete Sapete che che l'università è l'università è anche, anche, diciamo, diciamo, confronto confronto sui sui temi temi dell'attualità dell'attualità e e possibilità possibilità anche anche di avviare dibattiti dibattiti e e riflessioni riflessioni critiche critiche al al di di là là di di quello quello che che appunto appunto solitamente solitamente si si fa fa nei nei corsi corsi universitari. universitari. Quindi Quindi complimenti complimenti per per questa questa iniziativa iniziativa e e grazie grazie dell'invito. dell'invito. Questo Questo incontro incontro si svolge in un momento, in un momento, diciamo, diciamo, particolarmente particolarmente forte forte per per la le storia delle istituzioni, come istituzioni, tu come tu giustamente giustamente dicevi. dicevi. Io Io sento, sento, scusami, scusami, un un forte forte ritorno. ritorno. Non Non so so se sia sia il il vostro audio vostro audio che che è troppo troppo alto. alto. Sento Allora, l'eco della sento l'eco della mia mia voce. voce. Ok, ora? Vabbè, Vabbè, adesso no, adesso no, adesso non più. adesso non più. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, Allora, dicevo, dicevo, è un è un momento momento particolarmente critico particolarmente per la storia critico per delle la storia delle istituzioni, non il istituzioni, primo non in il primo realtà. in realtà. Però, Però, in questa in questa fase, fase, diciamo, diciamo, la la storia storia repubblicana repubblicana registra registra una grande una grande difficoltà. Diciamo che difficoltà. Diciamo che l'elezione di l'elezione questo di questo Presidente della Presidente della Repubblica, queste Repubblica, ultime queste elezioni ultime sono elezioni sono state un po' state la un po' cartina la di cartina di tornasole di un tornasole di un sistema sistema che che per certi per certi versi versi forse ha forse ha segnato la segnato propria la ora propria ora rispetto ad rispetto ad assetti assetti che sono che stati sono stati definiti in definiti in un'epoca un'epoca completamente completamente diversa diversa da quella da quella attuale. attuale. E poi E poi perché perché abbiamo abbiamo registrato registrato fondamentalmente una fondamentalmente forte una crisi forte delle crisi delle leadership leadership nella nella gestione gestione di di questo questo importante importante passaggio passaggio istituzionale. istituzionale. Sono Sono tante le tante le questioni questioni che che potremmo potremmo affrontare affrontare diciamo, diciamo, nel nel fare fare un'analisi un'analisi intorno a intorno questa a questa situazione. situazione. Tu mi Tu mi chiedevi le chiedevi radici le radici storiche, forse storiche, partiamo forse da partiamo da quelle, quelle, poi poi proviamo a proviamo a leggere leggere l'attualità anche l'attualità alla anche alla luce luce di queste di queste radici. La storia radici. ci La aiuta storia ci sempre aiuta un sempre po' a un po' a diradare le diradare nebbie, le nebbie. perché Perché nulla nulla avviene mai avviene per mai per caso. caso. Io credo Io che le credo radici che le radici storiche di storiche questa di questa crisi, di crisi, questa di questa difficoltà difficoltà siano siano legate, legate, ma ce le ma ce portiamo le dietro portiamo dietro probabilmente dalla metà probabilmente degli dalla anni metà degli anni 90, 90, da quella da che quella che può essere può essere definita definita la la frattura frattura periodizzante della periodizzante della cosiddetta Prima cosiddetta Prima Repubblica. Repubblica, Se vogliamo se stare, vogliamo diciamo, stare, anche ad diciamo, un anche ad un linguaggio che linguaggio viene che viene utilizzato per utilizzato per intenderci. intenderci. A partire A dal partire dal 1994, 1994, innanzitutto è innanzitutto imploso un imploso un sistema che era sistema che era stato stato definito definito all'interno della all'interno della Costituzione. La Costituzione. La Costituzione parla di Costituzione parla di Repubblica di Repubblica di partiti. partiti. E da E quel da punto quel di punto di vista, vista, i i partiti, partiti cioè, cioè, e in quel e in tipo quel di tipo di assetto che era assetto che era stato stato disegnato dai disegnato padri dai padri costituenti, costituenti, il il partito partito diventava, diventava, come come dire, dire, una una cellula di cellula azione di azione politica politica all'interno della all'interno della quale quale maturava maturava un'ideologia, un un'ideologia, un ombrello sotto il ombrello quale sotto il quale riconoscersi. riconoscersi. I I partiti partiti avevano scuole avevano di scuole di partito, partito, c'era la buona c'era la buona pratica della pratica della militanza, militanza, c'era una c'era una formazione formazione
diciamo, in qualche diciamo, in qualche modo modo consentiva ai consentiva leader ai di leader passare di il passare il testimone, di testimone, di formare le formare classi le dirigenti. classi dirigenti. Siamo in Siamo una in fase una fase storica in storica cui in cui si si avverte avverte una una profonda profonda crisi crisi nel nel sistema sistema formativo formativo delle delle classi classi dirigenti. dirigenti. Tutta Tutta la la vulgata vulgata populista, populista, quella di quella di qualunque qualunque colore colore politico. politico. Io parlo Io di parlo populismo di coemente, populismo parlo di coemente, parlo di populismo facendo riferimento, riferimento, diciamo, diciamo, anche anche ad ad uno uno stile stile comunicativo comunicativo che che poi poi diventa diventa prassi prassi politica. politica. C'è un forte C'è un forte individualismo, individualismo. Si si perde in perde qualche in qualche modo, modo lo spirito lo di spirito corpo, di corpo, che è è quello quello che che caratterizzava caratterizzava l'azione l'azione dei dei partiti. partiti. La crisi La dei crisi partiti, dei quindi, partiti, per quindi, un per un verso, verso come dire, ha fatto, perdere di vista, no? Tutto il no? tutto processo il processo formativo delle formativo classi delle dirigenti, classi dirigenti, portando, come dire, come nelle dire, istituzioni, nelle dietro istituzioni, un dietro grosso un grosso equivoco legato al, legato al, diciamo, diciamo, ad un'idea di democrazia che dovrebbe contemplare, come dire, la partecipazione alla vita politica e istituzionale da parte di chiunque, no? Questa è una falsa idea di democrazia, perché si partecipa alla vita politica con competenza, con formazione, dopo, come dire, aver condiviso anche un complesso valoriale di ideali che consente poi di alimentare, di nutrire e sostenere la pratica politica. Tutto questo a metà anni 90 implode. E non è un caso se da quel momento in poi è stata una lenta deriva fino ad oggi. Ovviamente noi abbiamo necessità di sintetizzare, no? Non è una lezione di storia, però teniamo conto di alcuni passaggi importanti. A metà anni 90 succede una cosa molto particolare, cioè Tangentopoli fa piazza pulita di un vecchio sistema, quasi tutto il sistema, non tutto. Però quel sistema rimane in piedi attraverso noi protagonisti, per esempio l'ascesa dal campo di Berlusconi, che diventa a suo modo un elemento di equilibrio del sistema, perché porta nel sistema una proposta politica, come dire, molto particolare, molto caratterizzata, legata a un'idea di liberalismo, liberalismo che diciamo anche abbastanza moderato, che si colloca in un'area centrale, che poi trova sponde in una destra che contemporaneamente muta pelle, cambia pelle, in qualche modo possiamo dire si costituzionalizza, e nel corso del tempo anche le forze più, come dire, più fortemente caratterizzate su base territoriale, territoriale come la Liga, cominciano anche ad assumere una dimensione nazionale. Nazionale. Quindi, diciamo, si ricostituisce un equilibrio che ha come perno questa nuova proposta politica, che poi per un ventennio dominerà la scena politica italiana. L'entrata in crisi, la interrompo. Prego. Mi ha fornito l'assist per una curiosità che non voglio interrompere il suo discorso, però no, interessante. No, 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 Lei no, ha detto che assolutamente. Con la discesa in campo di Berlusconi e quindi con la nascita del suo partito, ma anche con una nuova idea di destra in Italia, la destra si è costituzionalizzata. E quindi è anacronistico sentire oggi Salvini che va sui giornali e dire facciamo il Partito Repubblicano in Italia, naturalmente con la concezione non del PRI italiano della Prima Repubblica, ma di quello americano. No, io no, non ritengo Salvini, come dire, in grado di fare un'elaborazione così sofisticata e raffinata. Credo che si tratti semplicemente di una denominazione alternativa di un'aggregazione politica che si sta cercando di ricostruire all'interno di una faida che si compie tutta, come dire, nelle trame di questa destra che, come dire, si è sfaldata alla prova del voto del Presidente della Repubblica, alla quale ha fatto poi da contrastare una totale inattività della sinistra.
che può sembrare, essere stata una posizione vincente, ma personalmente ritengo che la politica sia attività, sia azione, non sia attesa, anche attesa fondamentalmente in questo momento. Un elettorato che si riconosce in quel fronte politico attende indicazioni, come dire, da quel fronte politico. Vuole capire quel fronte politico che scelte compie. Ed è mancata in questa fase, secondo me, una delle più nobili arti della mediazione. Se noi analizziamo a fondo tutta l'attività politica che ha caratterizzato la storia dei grandi partiti della Prima Repubblica, non vorrei sembrare nostalgico, ma ne faccio una questione di metodo. La politica è quella che riesce ad arrivare poi ad una sintesi, e la sintesi è mediazione. Ed è mediazione estenuante. La mediazione è stata praticata nella storia della politica italiana, ma anche nella storia politica europea. Quando si è costruita la Casa comune europea, si è portato avanti un progetto che è stato frutto di mediazioni molto tese. Perché la qualità della politica punta nella mediazione. Invece in questa fase abbiamo assistito esclusivamente alla necessità di intestarsi una vittoria, gettando in pasto le più alte figure istituzionali, ad una logica peregrina, le più importanti figure istituzionali, a prescindere dalle persone che le incarnavano, parlo delle cariche istituzionali. Giocate in una partita triste dalla sera alla mattina, è evidente che c'è stata una forte personalizzazione della politica che è l'incarnazione diretta della crisi di cui parlavo prima. Professore, le devo chiedere, visto che ci arrivano delle segnalazioni che continua a sentirsi l'eco stavolta però nei nostri ascoltatori, in dirette precedenti è capitato che fossero le cuffie di chi le sta utilizzando. Le posso chiedere di provare ad interloquire con noi senza gli headset? Proviamo. Okay. Mi sentite? Sì, la sentiamo lo stesso. Invitiamo i nostri ascoltatori naturalmente a segnalarci se adesso va bene. Prego, professore, stava dicendo o aveva concluso? No, dicevo, abbiamo assistito quindi ad una spinta personalizzazione, l'incapacità di mediare, e neanche la capacità di fare sintesi all'interno dei gruppi. Sì, io continuo a sentire l'eco, però. Proseguiamo. Dicevo, anche per esempio i tempi sbagliati. Questa elezione è sembrata quasi essere arrivata in maniera abbastanza improvvisa, no? Cioè sembrava quasi che nessuno si aspettasse questa elezione. Non è stata assolutamente preparata. C'è stato, a mio avviso, un altro errore che è stato messo poco in evidenza anche nel dibattito pubblico, ed è stato un errore che io ho avuto modo già in qualche modo di sottolineare un anno fa. L'idea di portare per esempio Draghi al Quirinale è stata un'idea, come dire, in qualche modo, o quantomeno un progetto distrutto nel momento stesso in cui Draghi è stato indicato come Presidente del Consiglio. Era evidente la crisi istituzionale verso la quale si andava incontro, in qualche modo, come dire, il nodo critico che si sarebbe presentato in questa fase, dove l'elezione del Presidente della Repubblica ovviamente coinvolgeva anche le sorti del governo. È stato un errore probabilmente indicarlo un anno fa come Presidente del Consiglio. Io non penso che in quella fase mancassero tecnici di alto profilo. Certo, non come Draghi, ma se l'idea era quella di portare Draghi al Quirinale, bisognava tenerlo probabilmente in stand-by fino a questa fase. Io la penso così. Visto che adesso si immaginava comunque un Presidente del Consiglio alternativo qualunque... se Draghi fosse andato appunto a Quirinale. Quindi una serie di, come dire, di questioni che si sono, come dire, sovrapposte, legate sicuramente ad una
lo dico senza remore, ad una scarsa qualità della classe dirigente che si è trovata a gestire questa tornata elettorale, tra l'altro diciamo sulla scorta di una medesima situazione. Per ben due volte non si riesce ad individuare il nuovo Presidente della Repubblica. È evidente che c'è anche una crisi di sistema, cioè una riflessione va aperta sulle regole, come dire, delle regole definite dalla nostra Carta Costituzionale rispetto alla figura del Presidente della Repubblica. Ed è proprio su questo che successivamente le faremo una domanda proprio su questa tematica, su una crisi di sistema che stiamo affrontando, e credo che ci saprà rispondere e potrà naturalmente approfondire quello che ha già iniziato ora. Allora, io la saluto e passo la parola al mio collega successivo, perché per chi si fosse connesso più tardi, questa sera assisterete ad una specie di balletto qui, di staffetta, perché per mantenere le distanze, eccetera, eccetera, noi vari intervistatori e partecipanti a questa specie di talk show organizzato dalla nostra associazione ci scambieremo di postazione. Quindi ringrazio il professore per aver risposto alla mia domanda e cedo la parola ad Alberto che farà la prossima. Eccoci, intanto eccoci. Buonasera a tutti, buonasera anche agli ascoltatori, e grazie al distanziamento, almeno quando facciamo le domande possiamo togliere la mascherina. Dunque, lei poco fa, nell'intervento precedente, parlava di populismo e di demagogia, ed è a questo che io voglio ricollegarmi nel farle la successiva domanda, perché c'è una questione che è troppo spesso argomento di eccessivi proclami, di parte soprattutto populistica e demagogica, ma che è una questione chiave del funzionamento del nostro Stato e della nostra Costituzione. E quindi io voglio fare questa domanda in modo tale da ottenere una risposta di carattere storico e costituzionale per mettere un punto fermo sulla questione. Dunque le chiedo, perché il Presidente della Repubblica è eletto dai grandi elettori e non direttamente dai cittadini? Ancora una volta dobbiamo contestualizzare, storicizzare il momento in cui questo assetto istituzionale viene definito, viene delineato. La nostra Costituzione nasce dalle ceneri del fascismo, e se vogliamo capire che cos'è il fascismo dobbiamo in qualche modo ragionare al negativo, non come giudizio di valore, ma diciamo utilizzando il sistema del negativo fotografico, guardando al negativo della nostra Costituzione. Cioè la nostra Costituzione è tutto ciò che non era il fascismo. Mi spiego meglio. Proprio rispetto, diciamo, alla definizione dell'architettura istituzionale della Repubblica Italiana. Il fascismo, riprendendo l'interpretazione autentica dello Statuto Albertino, si era configurato come torsione autoritaria attraverso proprio il sistema definito dallo Statuto Albertino, non in maniera rivoluzionaria, non cancellando le vecchie regole, ma nella prassi politica che cosa fa? Chiude con la stagione del parlamentarismo giolittiano. Lo Statuto Albertino definiva un sistema che prevedeva appunto il potere esecutivo nelle mani del sovrano, che lo esercitava attraverso il governo del re. Il governo del re con il primo ministro e il ministro. Quindi c'è già un rafforzamento dell'esecutivo definito dallo Statuto Albertino, che durante l'età giolittiana, quindi l'età liberale del primo Novecento, subisce una trasformazione nella prassi, perché Giolitti spinge verso l'azione e l'attività parlamentare. Il fascismo invece ritorna all'interpretazione autentica dello Statuto Albertino, quindi rafforza il potere del capo del governo. Rafforza il potere del capo del governo e quindi il potere dell'esecutivo. Avete risolto il problema dell'eco? Sì, perfetto. Sì. Dicevo, rafforza il potere dell'esecutivo. E
rafforzando il potere dell'esecutivo, ovviamente riduce quello del Parlamento, del legislativo. Ricordo così, in maniera molto sintetica, che per esempio la funzione legislativa transita dal Parlamento al governo, almeno fino al alla fine degli anni 30, per una prassi istituzionale, cioè per il ricorso sistematico ai decreti legge. E quindi non si cancella formalmente la funzione del legislativo in capo al Parlamento, ma nella prassi è il governo che legifera. Quando, dopo la caduta del fascismo, si ridisegna l'assetto costituzionale italiano, si ha memoria recente di quello che il fascismo era stato, per cui la Costituzione centra tutto sulla sovranità del popolo. E qual è il luogo in cui il popolo manifesta la propria sovranità? È il Parlamento, attraverso il sistema rappresentativo. Per cui da lì nasce, come dire, il progetto di repubblica parlamentare con un potere molto forte all'interno del Parlamento. Un potere talmente forte che controlla tanto l'esecutivo quanto la presidenza della Repubblica, che è espressione del Parlamento, ottiene legittimazione dal Parlamento. Si ritiene la nuova Repubblica probabilmente non ancora matura, i cittadini della nuova Repubblica che transitano il giro di un paio d'anni dal fascismo o da quello che rimane del fascismo alla fase repubblicana, non ancora maturi per poter esercitare probabilmente un diritto di voto legato alla individuazione della più alta carica dello Stato. Per cui non solo il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica per mettere al sicuro in qualche modo questa carica, la più alta carica dello Stato, per mettere al sicuro, diciamo, le funzioni della Presidenza della Repubblica, individuando una persona credibile di altissimo profilo, ormai è un lessico a cui siamo stati abituati, ma il Presidente della Repubblica è soggetto in qualche modo anche alle valutazioni del Parlamento. Quindi è la centralità del Parlamento nel disegno costituzionale italiano che porta poi all'individuazione del Presidente della Repubblica come espressione della sovranità popolare in maniera indiretta attraverso i propri rappresentanti in Parlamento. Ed è per questo che ci ritroviamo oggi questo tipo di modalità, ecco, che ci porta ad individuare il Presidente della Repubblica in maniera indiretta attraverso i rappresentanti dei cittadini che siedono in Parlamento. Ovviamente l'elezione del Presidente della Repubblica risente, come tutti abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni, in questi ultimi giorni, delle dinamiche politiche che si muovono in Parlamento, e diventa un po' il frutto della qualità, della cifra politica del Parlamento. E una difficoltà, un impasse di questo tipo è la dimostrazione vera della difficoltà, come dire, di questi gruppi dirigenti, dei nostri parlamentari, che probabilmente, io ritengo, non abbiano neanche più un forte contatto con le proprie comunità. Cioè, voglio dire, quanto questo Parlamento, che sopravvive a se stesso ormai da anni, perché insomma la crisi pandemica ha rinviato anche probabili crisi che in altri tempi sarebbero state gestite con lo scioglimento delle Camere, ma questo Parlamento, dobbiamo chiederci, è ancora espressione di questa sovranità popolare, di questa volontà popolare? Se si andasse a votare oggi, avremmo questo tipo di configurazione politica? Tenete conto che abbiamo una pattuglia di oltre 100 deputati che appartengono a un gruppo misto, che sono i fuoriusciti nel frattempo dalle varie compagini politiche. E quindi questa situazione, questa complessità nella composizione dei gruppi politici parlamentari ha fatto la differenza rispetto alla capacità poi di eleggere un Presidente della Repubblica. Esatto, ed è proprio vero che la questione si allarga veramente tanto. Infatti
invito i nostri, ovviamente, il bello della diretta, mi si sono incastrate le cuffie, tanto per cambiare. Invito anche coloro che ci ascoltano, visto che la questione si è allargata proprio tanto, a darci un'opinione anche sulla conformazione dell'attuale Parlamento, cosa si pensa, cosa succederà a questo punto, anche fra un annetto, grosso modo, quando si andrà a votare, tenendo anche conto del referendum che abbiamo votato l'anno scorso, che ha anche questa riduzione del numero dei parlamentari. Anche in questo senso si apriranno molti scenari, tant'è vero che sono in tanti, anche politici. Io sentivo alcuni giorni fa, ovviamente non poteva essere che lui, Antonio Razzi, dire in maniera molto, molto serena, anche molto allegra, senza mezzi termini: vabbè, ma io conosco tanti colleghi che giustamente non vogliono andare via da lì, perché tanto fra un annetto perderanno il posto, non hanno lavoro, quest'altro annetto di stipendio se lo vogliono Maturano anche il godere. vitalizio, Es attenzione, ci sono i esattamente, mesi che esattamente. ci separano diciamo, dal conseguimento della maturazione del vitalizio. Io li avrei mandati tutti a casa a questo punto, vista la figura che è stata fatta, ma anche a livello internazionale. Cioè, è una Esattamente. situazione molto seria. Esattamente, perché poi appunto il problema è quando un ruolo di rappresentanza, un ruolo alto dello Stato si riduce a voglio rimanere un altro anno per prendermi il vitalizio, quindi anche senza motivazioni, purtroppo si è perso il senso della missione. Quindi noi non possiamo anche che augurarci che con questo referendum il tiro venga, quindi con la prossima legislatura il tiro venga un po' raddrizzato, speriamo. E in questo, ecco, su questo diciamo che possiamo chiudere questa parte di riflessione. La ringrazio per la risposta e per aver messo un punto chiaro anche sulla questione del perché il Presidente della Repubblica venga eletto dal Parlamento, perché il problema di fondo è che è una questione che tutta una serie di partiti, quando ne parlano, lo usano su questa faccenda senza conoscerne le origini, soltanto per dire: ah, vabbè, ma non, si toglie un diritto ai cittadini, e quindi a loro volta molti cittadini che vengono irretiti da alcuni discorsi rispondono in questo modo. Quindi è bene Non mettere un che punto l'elezione fisso. diretta di un Presidente della Repubblica sia garanzia assoluta del risultato, però Infatti. diciamo, per comprendere come mai il nostro sistema preveda l'elezione della più alta carica dello Stato attraverso questa modalità, insomma, la radice è una radice storica legata alla Esattamente. necessità di definire, di mettere in piedi una Repubblica che in qualche modo limitasse il potere dell'esecutivo, così come era avvenuto durante il fascismo, e ripristinasse in qualche modo la sovranità popolare, sebbene in maniera indiretta. Certo, ed esattamente proprio per questo dobbiamo sempre tenere a mente perché alcune scelte della nostra Costituzione vengono fuori, e perché è ciò che abbiamo vissuto prima della nostra Costituzione, dunque il fascismo. Radici ferme nella storia, e credo che questo sia l'atteggiamento giusto. Quindi con questo la ringrazio e passiamo Grazie alla a te. prossima riflessione, che sarà di Gabriele. Quindi adesso facciamo il cambio della guardia, come si suol dire, e cambiamo interlocutore. Perfetto, il Grazie cambio di a tutti. testimone, il passaggio del Esatto. testimone. Approfondendo sempre questo tema, cioè quello dell'elezione diretta da parte dei cittadini, noi volevamo appunto fare una riflessione, e chiederle quale fosse una riflessione storica, storicamente più democratica, la differenza tra, appunto, l'elezione di una repubblica parlamentare o l'elezione del Presidente della Repubblica in una repubblica presidenziale. Analogie e differenze con sistemi elettorali appunto più vicini a noi, quali magari appunto quello francese oppure oltreoceano quello americano. Sì, riprendo un po' quello che dicevo rispondendo alla domanda di Alberto. I sistemi, diciamo, sono, gli assetti istituzionali sono figli della storia in qualche modo. Io credo che, come dire, un sistema presidenziale, un sistema parlamentare non siano necessariamente espressione di una maggiore o di una minore democrazia, cioè il tema della democrazia non è centrale rispetto ad una riflessione di questo tipo, perché entrambi i sistemi sono sistemi che assicurano presidi di tipo democratico, prefigurano
come dire, assetti di tipo democratico. Io credo che riguardo al caso italiano, ritorniamo un po' alla questione che ho indicato, a cui ho fatto riferimento nella risposta precedente. La nostra Repubblica prefigura un assetto democratico di tipo parlamentare. Il Parlamento è il collettore in qualche modo di tutti i poteri dello Stato, è il luogo all'interno del quale diciamo, nascono e prendono vita, no? Le massime cariche istituzionali, insomma, trovano legittimazione nel Parlamento. Il Parlamento è luogo della rappresentanza del popolo e quindi è luogo dell'esercizio vero della sovranità popolare. Poi noi immaginiamo sempre che partecipare, come dire, in maniera diretta all'elezione sia un esercizio più democratico. In realtà non esistono, come dire, sistemi all'interno dei quali tutte le cariche istituzionali sono espressione della volontà popolare o di un voto diretto. Tenete conto che proprio il sistema americano ci dà una dimostrazione di questo tipo e richiamo un po' quello a cui tu accennavi, cioè il sistema americano prevede l'elezione del Presidente degli Stati Uniti in maniera indiretta, per esempio, cioè il popolo, gli elettori votano per i grandi elettori, che tra l'altro il numero dei grandi elettori è tarato rispetto agli stati in maniera, come dire, equilibrata e che tiene conto tanto del numero, diciamo della quantità, del numero della popolazione, corretto però con una rappresentanza, diciamo, è un numero che tiene anche conto di un sistema più rafforzato di rappresentatività per i piccoli stati e che quindi in qualche modo cerca di bilanciare evitando che i grandi stati poi definiscano e decidano per tutti. Quindi è un sistema tarato in maniera molto equilibrata, ma sono poi i grandi elettori che certamente rispondono in qualche modo a filiere politiche alle quali fanno capo comunque con, diciamo, alcuni candidati ben definiti, ma lì c'è un'elezione indiretta, non c'è un'elezione diretta del Presidente degli Stati Uniti. E il sistema americano prevede, è un presidenzialismo puro. Il Presidente degli Stati Uniti diciamo, è sia espressione della massima, rappresenta la massima carica dello Stato, ma è anche il detentore del potere esecutivo, e il potere legislativo è assolto dal Congresso, quindi dal Parlamento. Quindi è un sistema presidenziale puro, però dobbiamo fare attenzione perché quel presidenzialismo poi è in qualche modo mitigato e mediato dal sistema federale, perché gli stati federali conservano parte di un'autonomia sia nell'esercizio del potere, sia nella gestione, diciamo, a livello di esecutivo locale, mantengono un certo grado di autonomia. Quindi diciamo, è un sistema fatto di pesi e contrappesi in cui la figura del presidente è in qualche modo mitigata anche dal sistema federale. Il caso francese è un caso diverso, lì abbiamo un semipresidenzialismo, cioè lì abbiamo sia il presidente della Repubblica Francese, no? Macron, sia il capo del governo, che in quel caso appunto condivide con il Presidente della Repubblica parte dell'esecutivo, ci sono materie e questioni sulle quali c'è l'esercizio esclusivo del potere esecutivo da parte delle due figure, ma ci sono anche questioni di carattere più generale in cui le decisioni sono condivise fra i due poteri. Quale migliore, quale peggiore? Non possiamo dare un giudizio, come dire, un giudizio di merito. Per comprendere questi assetti istituzionali dobbiamo andare alla storia dei rispettivi paesi. Nel caso degli Stati Uniti d'America,
1786, dalla rivoluzione americana, l'affrancamento dal sistema coloniale, la necessità di avere una figura forte all'interno dello Stato federale che faccia sintesi della politica dello Stato. Sono esigenze storiche completamente diverse. Il caso francese viene da un'altra rivoluzione, quella del 1789, di un sistema liberale che invece in qualche modo, come dire, spinge molto sulla partecipazione dei cittadini, no? L'esercizio del diritto di voto, e quindi c'è un protagonismo molto più forte in Francia, che ha una tradizione molto più lunga, che soprattutto porta poi, come dire, all'elezione del Presidente della Repubblica francese attraverso il voto diretto dei cittadini. Poi il Presidente della Repubblica francese, che invece indica il capo del governo, quindi il primo ministro, insomma, il primo ministro incaricato. Quindi sono le storie che definiscono i contesti e gli assetti. Probabilmente siamo in una fase della storia d'Italia in cui questo sistema deve un po' fare i conti con una realtà che è completamente cambiata. Teniamo anche semplicemente conto delle tempistiche nell'esercizio del potere. Un sistema fatto di passaggi indiretti, così diciamo anche rivestito, no, come dire, di una liturgia particolarmente significativa come quello italiano, che prevede tempi molto lunghi, probabilmente non dà più delle risposte ai tempi della politica di oggi. E quindi una riflessione andrà sicuramente aperta da questo punto di vista, perché non è possibile che per ben 2 volte non si riesca ad eleggere un Presidente della Repubblica, e questa volta è molto probabile che il Presidente della Repubblica svolga, come giusto che sia, il suo mandato per altri 7 anni. È una presidenza di 14 anni, che per i tempi della politica, insomma, non dico che ci portano, per fare una battuta, vicini a un sistema monarchico, ma quasi, insomma. Quasi, sì. Poi è già successo, quindi è già la seconda volta che c'è una rielezione dello stesso La prima Presidente della volta però c'era Repubblica. un accordo tacito di un, diciamo, di un incarico a breve termine. Napolitano accettò già sapendo che avrebbe curato una transizione, una fase di transizione. In questo caso io non sarei così sicuro. Auspicherei anche che non fosse così. Non si può condizionare l'elezione di un Presidente della Repubblica ad un timer, no? Certo. Non è opportuno che sia così. Poi c'è tutto l'altro, faccio soltanto quest'ultima osservazione, c'è tutto l'altro tema che riguarda, insomma, un'altra questione che ha tanto acceso il dibattito pubblico, no? Avere un politico, avere un tecnico. Da nessuna parte nella Costituzione c'è scritto che debba essere necessariamente una carica politica. Se è competente, insomma, basta già quello, voglio dire, no? È evidente che bisognerebbe puntare ad una figura politica, perché in quel caso si immagina anche un processo di legittimazione che viene dal popolo attraverso la prassi politica. Ma insomma, questo sistema è già impallato da tanti anni, per cui io non mi soffermerei molto sulla questione Quindi alla fine, politico-tecnico. certo, quindi avendo visto la differenza tra il presidenzialismo francese, quello americano e poi la nostra Repubblica parlamentare, non è applicabile lo stesso metodo sia di elezione dello stesso capo dello Stato, sia proprio in generale il tipo di esercizio dei poteri che poi svolge il presidente, perché storicamente questo divario è dovuto appunto alla storia propria del paese. Quindi possiamo dire che, pur se la retorica in quest'ultimo periodo vede appunto una fazione politica rispetto ad un'altra, dire quasi ammettere la propria incapacità nell'elezione di una figura comune di Presidente della Repubblica, alla fine è una retorica che sfocia nel dire magari il prossimo presidente italiano dovrebbe essere appunto eletto dai cittadini, però storicamente non è possibile, come abbiamo visto, e quindi questo potrebbe portare poi magari ad una modifica totale dell'assetto poi statale, perché il presidente poi
vedrebbe essere legittimato direttamente di poteri che non gli spettano, non è più una figura garante. Diciamo che non è che non sia possibile fare una trasformazione di questo tipo. È evidente che una trasformazione di questo tipo trascina con sé tutta un'altra serie di questioni legate proprio alla legittimazione delle altre cariche che poi scaturiscono da quella del Presidente della Repubblica, ma poi si mettono. Bisogna assolutamente mettere in discussione pesi e contrappesi rispetto agli altri poteri dello Stato, cioè al potere legislativo, che attualmente ha anche un potere di vigilanza e controllo sull'operato del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, attenzione, ha la facoltà di sciogliere le Camere. Dobbiamo anche stare attenti al fatto, a non rincorrere eccessivamente una trasformazione di tipo istituzionale come quella che porterebbe all'elezione della Presidenza della Repubblica, perché non possiamo trovare una via d'uscita all'insipienza dei gruppi dirigenti modificando la Costituzione. Cioè deve esserci una ragione vera di tipo funzionale legata a nuove esigenze, come dire, a nuove necessità che la macchina dello Stato evidenzia, per cui magari è più opportuno cercare una legittimazione attraverso il voto diretto, ma non può essere quella la via d'uscita per risolvere il problema della scarsa qualità delle classi dirigenti. Io voglio dire, tutti abbiamo visto come blocchi di parlamentari rispondevano non ad una linea di partito, ma all'ordine del capo, che è una cosa ben diversa. Allora, perché avere 1.000 parlamentari che votano? Perché avere 1.000 persone che vanno a votare? Perché pagare tutti questi soldi per chi è seduto in un Parlamento che non fa altro che rispondere, no? Ad un diktat che viene dal singolo che ha trattato in una stanza, magari, contrattato, no? Come dire, il nome di un candidato. Cioè, il problema è molto serio e attiene prevalentemente al metodo, è un fatto proprio di stile politico, di metodo politico e di qualità delle classi dirigenti. Io insisto su questo aspetto perché è il vero elemento problematico. Ok, grazie. E ora passo la parola a Luca, che invece ci parlerà, dell'identikit del Presidente della Repubblica. Una sua opinione riguardante proprio questo tipo di caratteristica. Passo la parola a Luca. Va bene, grazie. Buonasera a tutti, buonasera professore. Buonasera Luca, buonasera. Adesso sì, ora la sento bene. Allora, professore, siamo partiti dalle radici storiche da cui sono scaturite le difficoltà attuali, per poi entrare nel merito della questione relativa all'assetto istituzionale. Con Gabriele abbiamo anche toccato l'argomento democrazia. Io invece adesso vorrei porle una domanda di carattere più personale, più simpatica, mettiamola così. Secondo lei, quale presidente della Repubblica ha saputo incarnare meglio il senso del suo ruolo all'interno della Repubblica parlamentare italiana e chi avrebbe visto bene anche in un eventuale ordinamento presidenziale? Non è facile, no, rispondere ad una domanda del genere perché è evidente che faccio delle valutazioni di carattere assolutamente personale, però io credo che mi chiedete fondamentalmente questo, no? Sì. Poi è anche utile mettere a confronto le proprie opinioni. Allora, chi ha incarnato meglio il senso del proprio ruolo? Ma io in generale ritengo che la figura del capo dello Stato abbia funzionato dal punto di vista proprio degli ingranaggi della macchina dello Stato durante tutta la fase della Prima Repubblica. In particolare, per esempio, ricordo due protagonisti della primissima fase che curano la transizione repubblicana, no?
con De Nicola e Einaudi, in particolare Einaudi, credo che, tra l'altro, attenzione, Einaudi era, diciamo, un politico, ma veniva da una carriera tecnica. Einaudi era un economista, era un importante economista. Nella prima fase guidano in qualche modo De Nicola come capo provvisorio dello Stato, Einaudi come primo presidente eletto secondo le regole di una nuovissima Costituzione repubblicana. Sicuramente hanno avuto un importante senso del ruolo, hanno incarnato perfettamente il ruolo che è un ruolo di garanzia. È un ruolo anche di neutralità rispetto agli altri poteri, attenzione. Quindi è un ruolo che dunque il Imparziale. giudizio sul ruolo svolto da un Presidente della Repubblica è un giudizio che deve tener conto da una parte della capacità di essere garanti, no? delle prerogative costituzionali e dell'ordine costituzionale, dall'altra anche riuscire a tenere una posizione terza rispetto agli altri poteri dello Stato, e Mattarella lo ha fatto perfettamente. Mattarella ha saputo tenere il silenzio, poi non sapremo mai cosa si sia mosso, no? dietro le porte del Quirinale, però sicuramente nel dibattito politico ha conservato una neutralità indiscutibile. Quindi De Nicola Einaudi sicuramente nella prima fase. Poi credo fondamentalmente Pertini. Pertini è stato un grande interprete delle istituzioni, ma anche qui, vedete, il profilo biografico non è neutro. Quando parlavo prima di formazione delle classi dirigenti, no? quando parlavo di profilo politico del politico, del parlamentare, quando parlavo di senso dello Stato, quando parlavo di formazione, la storia personale di Pertini fa di lui un uomo rispettosissimo delle istituzioni e un uomo che ha vissuto ciò che quella Costituzione, cioè l'esatto contrario di quella Costituzione, cioè il periodo fascista, con la persecuzione, il confino, il dissenso, la capacità di tenere alta la voce del dissenso politico. Soltanto questo esercizio porta poi a riconoscere nella democrazia quella capacità di, o meglio, quell'ambiente, quel clima ideale all'interno del quale c'è posto per tutti. E quindi riuscire a farsi garanti, di maggioranze e minoranze, riuscire a controllare il sistema, riuscire anche ad alzare la voce quando è necessario, perché quella voce è autorevole, non è una voce scomposta. Quando Pertini in più occasioni alza la voce, lo fa perché è un protagonista autorevole delle istituzioni, perché incarna quel ruolo in maniera impeccabile, e soprattutto quel ruolo e quello stile gli vengono riconosciuti attraverso la legittimazione diciamo che proviene dalla politica. E quindi è un gioco delle parti che rimane in equilibrio perfetto, soltanto se appunto un Presidente della Repubblica ha profonda consapevolezza del ruolo che svolge. Teniamo anche conto del fatto che Pertini poi esercita il suo mandato in una fase che potremmo dire di ricostruzione del Paese. Siamo nel 78, a partire, no, dalla più grave crisi istituzionale, la notte della Repubblica, quella che nel pieno del terrorismo che porta poi all'assassinio, al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro. Eredita un'Italia che è lacerata da queste dinamiche, da questi processi, e quindi in qualche modo diventa la sintesi di un paese che si rialza e traccia una rotta netta, una rotta molto decisa, una rotta che fonda. Professore, l'abbiamo un attimo persa.
Professore, forse deve ricollegarsi un attimo. Penso che dobbiamo riaccettare il professore nella chiamata perché si è bloccato lo schermo del professore. Quindi rimuoviamo l'ospite e aspettiamo, lo invitiamo. Eccomi. Sì, Professore, ci siamo? L'abbiamo un attimo persa. Un c'è stato un problema, sì. È proprio un problema attimo di che non la gestione del sento. telefono, sì. Ecco, ora la sento di nuovo, Ok, ecco. perfetto. Quindi stavo Quindi. dicendo, Sandro Pertini, che come dire, rimette in piedi un paese lacerato dagli anni di piombo e dagli anni del terrorismo. Poi sicuramente un altro Presidente della Repubblica che ancora una volta un tecnico, vedete come poi la questione politico-tecnico è una questione su cui si può discutere, ecco. Secondo me è stato Ciampi, un tecnico governatore della Banca d'Italia, che riesce ad incarnare perfettamente anche un ruolo politico, ad interpretare correttamente un ruolo politico. Pensiamo all'impegno di Ciampi, per esempio, nelle spinte europeiste, che non significarono soltanto varo dell'euro, no? Significarono recupero di un progetto europeista che era nelle secche, in qualche modo, di una crisi nella quale appunto l'avevano gettato i nazionalismi europei. Forse il più presidenzialista può essere stato Napolitano. Napolitano, insomma, è intervenuto in maniera decisa nella crisi del 2011, ricordiamo tutti, no? La crisi del governo Berlusconi con la famosa lettera che arriva dall'Unione Europea e la sostituzione con Monti. Però pensate anche all'abilità di Napolitano, e questa è una cosa che è stata sempre messa molto poco in luce in quel passaggio. Monti, che non è un politico, viene legittimato politicamente con la nomina a senatore a vita, prima di assumere l'incarico di governo. Quindi, diciamo, questi alti interpreti, no, della figura istituzionale, che appunto è quella del Presidente della Repubblica, che poi riescono a fare anche azioni politiche di questo tipo, però sicuramente Giorgio Napolitano è stato, secondo me, per venire alla tua domanda, il più presidenzialista Presidenzialista. invece dei presidenti della Repubblica. Draghi sarebbe potuto essere un Ciampi bis se non avesse, insomma, ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, come Allora, personalmente dicevate. credo che Ciampi sia un po' più, diciamo, svolga più, abbia più la caratura di una, diciamo, di un protagonista, è più operativo, ecco, non so come dire, cioè lo vedo più alla presidenza del Consiglio, cioè è sicuramente una persona di grande esperienza, probabilmente a livello internazionale può giocare un ruolo particolarmente significativo. Nella nostra Costituzione, poi, la Presidenza della Repubblica assume un valore importante nei momenti di crisi, ma per il resto, insomma, l'operatività nelle mani dell'esecutivo, come è giusto che sia. Per cui io credo che un'expertise come la sua vada sfruttata, personalmente, ho questa opinione, vada sfruttata al governo. Ritengo anche che non sia insostituibile, cioè una delle cose che mi ha maggiormente inquietato in questo passaggio istituzionale è stato il ricorso sistematico, e soprattutto è un po' una costante degli ultimi anni, ai salvatori della patria.
cioè a chi ci deve salvare dal disastro. Tutto questo sa di poca capacità di costruire il futuro, ma anche di costruire il presente e di traguardare al futuro. E invece si ha questa sensazione di crisi permanente, no? Per cui dobbiamo sempre individuare chi ci deve trovare qualcuno che ci salvi. Però questa è, come dire, è una modalità di poca visione, no? Di poca programmazione per il futuro, proprio perché siamo in un deficit di politica fondamentalmente. Anche forse Draghi, prego, magari, come, prego. mi scusi professore, come fu per Monti, anche per come dire, non assumersi le proprie responsabilità politiche, una figura terza, quella di un tecnico, e quindi poter fare Esatto, anche deroghiamo. cose poco gradite poi ai più, come fu Monti, insomma. Sì, questo è un paese che da molti anni deroga le proprie funzioni, alcuni settori delle istituzioni italiane derogano alle donne e agli uomini forti, no? A qualcuno che ci deve salvare. Così è successo con Draghi, così è successo con Monti, e i risultati non sono sempre stati dei migliori, attenzione. Invece il futuro, il presente e il futuro si costruiscono periodicamente, come dire, nel tempo lungo, no? È una marcia lenta di avvicinamento al risultato. Invece noi abbiamo sempre la sensazione nella politica italiana che le cose debbano essere affrontate quasi perché gli accidenti ci capitano addosso. Sapevamo che avremmo dovuto eleggere un Presidente della Repubblica, no? Ci siamo fatti trovare totalmente impreparati. E questo discorso dell'uomo forte può diventare pericoloso, è anche sintomatico dell'assenza di una visione chiara, non c'è una visione chiara da parte di forse qualsiasi forza politica in campo, c'è una visione di società chiara da parte di nessuna delle forze politiche in campo, e si traduce poi nella risoluzione dell'uomo forte, che però Ma vedete come. che solo così ci spieghiamo la disaffezione alla politica ed un così alto tasso di astensionismo alle elezioni. È solo così che ce lo spieghiamo. La politica che ha perso il suo valore alto, perché la politica è una cosa, diciamo, è un'azione nella collettività di altissimo valore, di altissimo profilo, invece oggi parlare di politica significa quasi doversi vergognare, no? Oppure chi fa politica attiva. E c'è uno scollamento con l'elettorato, con la realtà. Per cui la disaffezione ce la spieghiamo solo così. Per cui poi si finisce col derogare all'uomo forte, indiscutibile, in cui non si può discutere nulla perché il massimo esperto è quello più credibile. E quindi ne abbiamo uno solo e ce lo giochiamo, vediamo. Non riusciamo a capire dove lo dobbiamo collocare. Cioè, è una cosa impensabile, non è possibile che nel paese non ci siano figure altrettanto autorevoli. Certo, non in questo Parlamento, non nella politica attuale, questo è vero. Purtroppo in questo momento però sembra che l'ondata non sia finita, anzi che questo discorso qui relativo anche alla disaffezione del cittadino, che poi non perde il suo ruolo di cittadino attivo, quindi recandosi alle urne, sia un qualcosa ancora in crescita esponenziale. Quindi sembra che, come dire, se ne leggono di tante anche nelle realtà locali e periferiche, sono sempre meno i cittadini che poi effettivamente esprimono la loro preferenza. È un problema anche di sistema elettorale, attenzione, cioè il sistema va visto tutto insieme, è un problema anche di sistema elettorale. Il sistema delle preferenze, che è stato completamente eluso dalla logica elettorale, ovviamente ci porta ad avere rappresentanti che noi neanche conosciamo e che vengono decisi nelle segreterie dei partiti. E non funziona così. Non funziona così, non c'è una vera selezione della classe dirigente. E Sì, poi a poi cascata tutto il resto. torniamo al discorso di prima, non c'è proprio una costruzione di una classe Esatto, dirigente, con non c'è una un partecipazione progetto. vera. Sì. Allora, possiamo passare anche alle domande del pubblico, se per lei va bene, prof. Sì, prego. Allora, abbiamo Simone Colella che ci chiede: Cossiga è stato un grande presidente della Repubblica, perché ha dovuto governare in un periodo particolarmente difficile per il nostro paese? Come valuta il suo operato?
Della presidenza Cossiga ci sono diverse fasi. C'è tutta una prima stagione, no? In cui la presidenza Cossiga è stata definita una presidenza notarile, per cui almeno per i primi 3 o 4 anni, quando appunto non diciamo. In una situazione di relativa calma, no? È stata una presidenza abbastanza formale, ecco, ricondotta nell'alveo di ciò che la Costituzione disegna per la presidenza, per il ruolo del Presidente della Repubblica. È diventato diciamo, un elemento critico nel sistema a partire dalla questione, insomma, legata proprio a quella fase critica della storia dei partiti, no? La crisi dei partiti di massa, lo sfaldamento legato a Tangentopoli. In quel momento, diciamo che il ruolo di Cossiga è stato un ruolo duplice. Da una parte è stato un presidente che non ha risparmiato critiche al sistema. Dall'altra, però, dobbiamo anche dire che, per come la vedo io, che costruire ha portato a compimento un processo di sfaldamento con, no, le sue famose picconate, il suo modo di agire e di criticare il sistema. Sicuramente era un grande conoscitore delle istituzioni, un uomo dall'acume politico come pochi, in quella fase manifestò tutta la sua capacità di leggere i segni del tempo. Mi riferisco alla transizione, no, fra la prima e la seconda repubblica, laddove ad una certa, come dire, ipocrisia di quella macchina che fece piazza pulita dei partiti, e mi riferisco in particolare alle inchieste giudiziarie, che giustamente, insomma, indagarono pratiche non lecite, non consuete, insomma, no, consuete ma non lecite, e tuttavia c'era una grande ipocrisia di fondo, nel senso che tutte quelle dinamiche erano note a tutti. E l'intervento di Cossiga in quel momento fu quegli interventi così dirompenti, e il suo essere sabbia nell'ingranaggio in quella fase fece emergere sicuramente tutta come dire, l'incoerenza di un sistema che giudicava se stesso a partire da prassi che tutti conoscevano, e che erano prassi note, di un sistema che si era autoalimentato attraverso la logica delle tangenti e del finanziamento pubblico ai partiti. Quindi è stata una presidenza, quella di Cossiga, che si è dovuta misurare con una delle fasi più critiche del sistema, di cui i segni siamo poi costretti a subire anche noi oggi, insomma, alcuni effetti li subiamo noi oggi. Quella crisi a cui siamo partiti, no? Quell'elemento critico da cui siamo partiti deriva proprio diciamo, dalla rottura che si è verificata a metà anni 90. Perché il sistema è imploso su se stesso, quel sistema che la Costituzione disegnava sulla logica dei partiti. Diciamo che però possiamo dire che l'atteggiamento di Cossiga fu quantomeno discutibile, anche perché, come lei diceva, si poneva in un certo modo dall'alto del suo ruolo in quel momento, magari il porsi in certe circostanze, magari anche con avversari politici, ricordo Occhetto, cioè uscire proprio con attacchi sul personale di molti. Come dire, legittimato da quella carica che ricopriva in quel momento, quindi diciamo che l'imparzialità, possiamo dire No, che è entrato l'imparzialità. in maniera diretta nel sistema, cioè tra l'altro aveva questa abitudine di picconare dall'estero, no? Non lo faceva mai in Italia, per cui insomma, quel tipo di atteggiamento poi doveva misurarsi con l'immagine pubblica di un paese tra i più industrializzati del mondo, insomma, che anche in ambito internazionale
vedeva un presidente della Repubblica attaccare il sistema in maniera così diretta. Da questo punto di vista sicuramente discutibile, ma qui facciamo anche i conti col carattere delle persone molte volte e con la storia delle persone. Sicuramente sulla caratura politica di Cossiga nulla da dire. Sul modo in cui abbia interpretato il suo ruolo, insomma, lì possiamo aprire una discussione. Qualche elemento critico in quel tipo di atteggiamento rispetto al ruolo che incarnava, c'è stato. Insomma, l'imparzialità non era proprio nelle sue corde, mettiamola così. Allora, un'altra domanda da Francesco Nappi. Professore, a proposito di Ciampi, ho letto in alcuni commenti politici il fatto che venga considerato quasi un innovatore nella gestione comunicativa della Presidenza della Repubblica. Come mai? Allora, qui mi toccate un po' sul vivo, adesso vorrei non essere frainteso. Questo discorso l'ho già fatto con molti di voi che hanno frequentato il corso quest'anno, è un tema che è venuto fuori al corso. Allora, Di Ciampi è stata apprezzata la sua qualità di rappresentante della Repubblica che ha saputo ricostruire il canone nazionale nella comunicazione, cioè Ciampi è quello che ha aperto il Quirinale, che ha rilanciato il rito dell'inno in tutte le cerimonie pubbliche, ha rinnovato il culto per la bandiera, ha come dire, recuperato tutta la stagione diciamo, del risorgimento italiano, quindi è stato il grande comunicatore dell'unità nazionale. Lo fa in un momento storico in cui l'unità nazionale però era profondamente minata da partiti che parlavano di federalismo, quindi mi riferisco in particolare alla Lega Nord. Cioè è stata una controspinta diciamo, a quelle forze politiche che diciamo, spingevano addirittura forze separatiste, perché non dimentichiamo che la Lega delle origini era una Lega che parlava di separatismo, che parlava di affrancamento rispetto all'unità nazionale, cioè di separazione, quindi di indipendenza, che non era un'indipendenza solo fiscale, come ad un certo punto ha cominciato a professare, ma era un'indipendenza vera. Quindi Ciampi nella comunicazione spinge molto da quel punto di vista sul canone nazionale. Ora lo fa Ciampi, stiamo tutti tranquilli perché Ciampi era un sicuro europeista. Ma quello che dovremmo chiederci oggi è se è ancora attuale quel canone fortemente nazionalista. Io sarei dell'avviso di una mitigazione di questo canone nazionale e di un'accentuazione di quello europeo. Noi siamo parte di una comunità europea, non dobbiamo diluire la nostra identità nazionale in quella europea, attenzione, dobbiamo essere fieri e recuperare, insomma, tutta la ritualità e la liturgia che è un certo tipo di comunicazione, per esempio, da Ciampi in poi ha caratterizzato le feste nazionali, alcune sono state anche ripristinate, dopo un momento di amnesia, no? Anche rispetto alla storia del paese. Però attenzione a non forzare troppo su questo canone, perché a me comincia a fare anche un po' impressione, cioè i nazionalismi non sono poi, no? Cioè il rischio è che il canone nazionalista e patriottico rischi di diventare nazionalismo antieuropeista. E allora è lì che dobbiamo stare attenti, cioè in una stagione in cui i nazionalismi sono rinvigoriti significativamente. E le politiche anti-europee sono politiche agite, insomma, soprattutto da certi ambienti della destra. Sicuramente, però, Ciampi in quella fase storica riesce a rimettere in ordine l'immagine del paese e a rappresentare ciò che la Costituzione dice che il Presidente della Repubblica deve rappresentare, cioè l'unità nazionale e l'identità nazionale. Allora, passiamo alla prossima domanda. Raffaella Sabatella. Allora, abbiamo assistito ad un timido tentativo di portare una donna al Quirinale. Nomi facilmente bruciati.
Non siamo ancora pronti o non erano le figure giuste? Allora, alla prova dei fatti dobbiamo dire che sono state avanzate molte candidature femminili. Devo dire, io non sono d'accordo con l'idea in sé della donna al Quirinale per rompere un cliché, no? Alcune di queste candidature erano del tutto credibili rispetto al ruolo che andavano ad interpretare. Quindi figure veramente di altissimo profilo, di grande competenza e di grande professionalità. Quindi figure spendibili perché competenti, non perché donne. All'interno di una rosa di donne e di uomini c'erano anche donne molto competenti. Abbiamo perso un'occasione per eleggere una donna al Quirinale? Sicuramente sì, ma non siamo riusciti ad eleggere neanche un altro uomo al Quirinale. Quindi diciamo che rispetto all'esito poi di tutta questa vicenda, il dibattito sulla competenza, insomma, torna a zero. C'è stata un'incapacità di esprimere una figura alternativa al presidente in carica e quindi non abbiamo elementi di valutazione. Se fosse stato eletto un uomo, l'avremmo potuto paragonare ad una donna altrettanto competente che poteva essere candidata espendibile. In realtà il sistema si è imballato e non si è riusciti comunque ad uscire dalle secche. Per quanto riguarda, come dire, proprio la candidatura di genere, è una cosa, diciamo, è un dibattito che io trovo un po' stagnante. Sarà che non ho nella testa, come dire, il disequilibrio di genere, quindi per me è la competenza quella che conta. Credo che tra le figure candidate, che tra le personalità candidate ci fossero delle candidate molto credibili e credo che si sia perso un'occasione per eleggere un presidente autorevole, tutto qui, uomo o donna che fosse. Molto spesso, diciamo, negli ultimi anni il dibattito anche negli ambienti più progressisti si è spostato su queste tematiche di genere, e magari anche per buttare un po' di fumo negli occhi e distaccarsi invece come dire, dall'uguaglianza magari più relativa alle dinamiche economiche, che sono invece state un po' lasciate e tralasciate. E questo magari è il ristagnare anche di una certa, di certi ambienti progressisti che non stanno, come dire, non stanno intercettando tutte quelle che sono le istanze reali poi della popolazione, che invece, come si legge, è sempre, cioè, sta sempre è sempre in aumento la popolazione sotto l'indice di povertà. Insomma, con questa pandemia non si è fatto altro che aggravare la situazione per quanto riguarda Certo, i ma decimi. giusto il richiamo ai problemi veri, insomma, alla fine veramente non so come ci è andata bene rispetto alla pandemia, siamo riusciti, diciamo, l'Italia ha tenuto, diciamo, è stata in grado di reagire positivamente, soprattutto nella prima fase di un'ondata che è stata dilaniante per il paese. Rispetto però alla questione di genere, vorrei anche aggiungere che, attenzione, nella comunicazione pubblica di questa tornata elettorale per la Presidenza della Repubblica, quando si parlava di candidature al femminile, erano sempre gli uomini che facevano una concessione alle donne. Quindi, più che badare donna sì, donna no, come questi processi avvengono? Cioè, l'elezione di una presidente donna non deve avvenire perché gli uomini le candidano, quasi come fosse una concessione o perché dobbiamo rompere un tabù. Non è quella la necessità di un paese, la necessità di un paese è avere persone e figure competenti nei ruoli strategici e nei ruoli chiave. Dopotutto, io credo che già in Europa tutto questo sia stato superato con la nuova Presidente del Parlamento europeo oppure con Ursula von der Leyen. Quindi ecco, non mi piace il dibattito che spinge molto, come dire, sull'alternanza, sulla logica dell'alternanza. Mi piacerebbe di più un dibattito sulle competenze. Probabilmente le donne vincerebbero comunque, senza avere queste concessioni da parte degli uomini.
o comunque sui temi, come può essere Sui sempre temi, per sulle necessità, riferirci certo. all'Occidente o Alexandria Ocasio-Cortez, che ormai in America è leader di una certa visione di mondo, ecco. Magari adesso non è stato il suo momento, non è il suo momento, ma fra qualche anno magari invece lì, come dire, la farà da padrone, ma Certo. non per concessione di terzi, ecco. Allora, abbiamo Raffaella Tetta che ci chiede: come valuta la scusa di alcuni capi politici di non eleggere la dottoressa Belloni come Presidente della Repubblica perché capo del DIS? Allora, quella è stata un'altra, come dire, un altro pretesto per far fuori un nome che probabilmente risultava divisivo negli ambienti politici, ma non perché fosse a capo del Dipartimento di Sicurezza. Non dimentichiamo che il Presidente della Repubblica è, come dire, è il capo dei servizi segreti. Cioè, dov'è il problema? Dov'è il vulnus di questa candidatura? Perché conosce i segreti? Cioè, dov'è la necessità, come dire, di sollevare una questione del genere? Probabilmente la transizione diretta si è detta dal Dipartimento di Sicurezza alla Presidenza della Repubblica, avrebbe dovuto interrompere, come dire, questa linea di continuità, ma io credo che avesse anche, come dire, consapevolezza di settori che poi sarebbero risultati strategici anche per la Presidenza della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate, il Presidente della Repubblica è il capo, ha comunque la responsabilità sulla sicurezza del Paese. Cioè, dov'è la vera questione? La questione era evidentemente politica. Non dimentichiamo che in questo caso l'eccezione l'ha sollevata Renzi perché probabilmente quella candidatura diventava, scomoda. In, come dire, alcuni equilibri che probabilmente si stavano cercando. E quindi è stato tirato fuori quel pretesto. Io credo che, personalmente, penso che fosse soltanto un pretesto, non un problema vero. Sì, seppure Renzi abbia rapporti poco chiari con determinati ambienti, Detto proprio da mettiamola lui, appunto. così. Probabilmente sapeva più cose di Renzi di quante non ne sappiamo noi. Quindi Sicuramente. la si temeva. Allora, passiamo a Manu da Marte, Emanuele Ferraro. Quanto può essere dannoso un dibattito sulla rielaborazione dell'assetto costituzionale senza una riflessione storica nella nostra Repubblica? Lo abbiamo detto a più riprese. Un processo di cambiamento richiede grande conoscenza e la conoscenza passa fondamentalmente nei sistemi istituzionali per la conoscenza della storia di quel sistema istituzionale. Perché la storia di un sistema istituzionale è la storia, come dire, della pancia del paese. I popoli si danno le istituzioni che meglio rappresentano il proprio modo, no? Di vivere, di vedere, che viene tradotto poi in agire politico e in sistema istituzionale. Ecco perché mettere mano alle riforme istituzionali del paese da parte di incompetenti è un grosso rischio. Incompetenti significa pochi conoscitori politici o donne, uomini delle istituzioni che poco conoscono il funzionamento della macchina dello Stato e quindi poi il rischio è stata un po' la fragilità, secondo me, del tentativo proprio del governo Renzi di, come dire, promuovere la riforma costituzionale che demoliva parti del sistema senza proporne in maniera chiara ancora di nuovi. E quindi da quel punto di vista è stata una manovra un po' ardita, probabilmente anche vittima delle tensioni politiche che Renzi aveva determinato in quella fase storica. Però sicuramente la conoscenza del sistema e la conoscenza storica di sistemi e contesti è fondamentale per promuovere e proporre nuovi assetti istituzionali, nuove ipotesi, nuove strade, nel tracciare nuove strade.
Allora, passiamo all'ultima domanda, poi tutte le altre domande che riceveremo le faremo pervenire al prof perché altrimenti lo stiamo trattenendo troppo, anche troppo al No, prof. mi fa Allora, piacere che abbia animato il dibattito un tema di questo tipo. sì, il riscontro è innegabile, ecco. Allora, Francesco Tomacci. Se si andasse verso il presidenzialismo, si avrebbe maggiore stabilità come repubblica? E lo dicevamo all'inizio, non solo presidenzialismo, ma riequilibrio dei poteri. Bisognerebbe, posso dare un giudizio personale, vista la storia degli ultimi 15 anni, probabilmente una svolta in quella direzione, ma più che in termini di stabilità del sistema, credo che un sistema presidenziale, poi presidenziale che vuol dire? Presidente della Repubblica eletto dal popolo oppure presidenzialismo esecutivo nelle mani del Presidente della Repubblica, cioè un Presidente della Repubblica che sia detentore anche del potere esecutivo, sono due cose molto diverse. Io credo che una legittimazione diretta in questo momento potrebbe dare una spinta in più alla stabilizzazione del sistema, che rimane imbrigliato nelle logiche, come dire, di un Parlamento che non è in grado in questa fase, come dire, di operare in maniera fluida, perché manca il nucleo centrale che i padri costituenti avevano previsto per questo sistema. E ribadisco, sono i partiti, è il sistema dei partiti, è scritto nella nostra Costituzione. E non è un passaggio neutro quello della Costituzione, quando appunto parla della Repubblica italiana come di una Repubblica fondata sui partiti. Presidenzialismo sì, io penso, ma non senza una revisione poi anche degli assetti degli altri poteri dello Stato. Non Perché è un qualcosa evidentemente che viaggia da senso, non è non da sé, slegato cioè dal non si resto. risolve eleggendo il Presidente della Repubblica con l'elezione diretta se la figura del Presidente della Repubblica rimane la stessa, cioè se il ruolo, le funzioni rimangono le stesse, o si rafforza il ruolo del Presidente della Repubblica, a cui viene attribuito anche il potere esecutivo. E a quel punto possiamo ragionare di un sistema completamente diverso, probabilmente più rispondente ai tempi della politica di oggi, che non quello dei farraginosi passaggi parlamentari, che questo sistema, anche col doppio passaggio diciamo della discussione dei progetti di legge, dei disegni di legge nelle due Camere, sicuramente un ruolo rafforzato, ma che deve rivedere innanzitutto la legge elettorale, il sistema dell'elezione della rappresentanza, rivedere il ruolo del Parlamento e quello del governo, evidentemente, da questo punto di vista. Va benissimo, professore. Noi ricordiamo a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e anche i quali magari ci ascolteranno che questa diretta sarà presente sulla nostra pagina YouTube e anche la renderemo in formato podcast, quindi sarà presente sul Spotify dell'Associazione Unidea. Ringraziamo ancora una volta il professore che è sempre disponibilissimo e insomma si dimostra sempre vicino a tante tematiche, non possiamo che ringraziarlo ancora una volta. Grazie a voi perché accendete queste luci di dibattito che sono questi spazi di dibattito. Accendiamo una luce sulla comunicazione e sul confronto, perché abbiamo bisogno di crescere tutti da quel punto di vista, quella qualità delle classi dirigenti del domani, che nell'università, voglio dire, nei luoghi di formazione, di alta formazione, hanno un passaggio imprescindibile. Quella formazione passa anche attraverso azioni di questo tipo, non soltanto a lezione. E quindi sono io che ringrazio voi per questa opportunità e vi invito a proseguire in questa strada che mi pare già ottimamente tracciata. La ringrazio nuovamente, professore, ci rivedremo sicuramente a A breve. presto, a A presto. presto. Un saluto a tutti. Arrivederci. Buona serata.